Eder. Mac. Pallister. Nicola Senegrini ha scelto di non presenziare alle udienze preliminari del processo per l'omicidio di sua moglie, Alice Neri, concentrandosi sulla cura della loro figlia e nell'attesa di organizzare i funerali della moglie, dopo 14 mesi dal crimine. La seconda udienza è prevista per il 21 febbraio, dove verranno valutate le eccezioni sollevate dalla difesa di Mohamed Gaoul, l'accusato. Tra cui la contestazione dell'interrogatorio e la richiesta di annullamento del decreto di giudizio immediato. La difesa ha inoltre richiesto ulteriori perizie sulla vettura della vittima, dove furono trovati frammenti ossei, per confutare la teoria dell'incendio provocato con olio esausto, suggerendo invece l'uso di benzina nella parte anteriore sinistra del veicolo. Durante la perquisizione furono anche scoperti resti di un circuito elettronico e una scheda SIM, che la difesa vuole analizzare per capire se appartengano a un cellulare, un tracciatore GPS o altro. La lista dei testimoni della difesa comprende 84 persone, a cui si aggiungono quelli indicati dal pubblico ministero, per un totale di 136, tra cui una ventina di consulenti. Tra questi, un perito balistico sta analizzando la dispersione del sangue relativa alle ferite di Alice Neri per determinare la mancanza di tracce ematiche su oggetti personali dell'imputato. Considerando che le lesioni sulle ossa non permettono di conoscere l'entità di quelle sui tessuti molli. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.